cammina verso gloria, si va. Chiudete un momento gli occhi, sono versi di una semplicità, di una popolarità, sono pochi distici di rime baciate, ma sono come una scheggia che Mnemosine ci manda dal mare nero dell'oblio, della dimenticanza. Riguardano un uomo che tornava dal lavoro, colpito. Le cose non andavano così, andarono in modo un po' diverso. Quell'uomo stava a casa e uscì terrorizzato perché sentiva colpi di pistola sparati nel vicolo e nella via appena fuori dal vicolo. Guarda intorno, dei suoi 5 figli uno non è rientrato, corre. Un colpo in pieno petto lo fredda sull'uscio. Camicia nera la vogliamo? Sì! Ce ne freghiamo della camera. Camicia nera la vogliamo? Sì! Con un estilente della corte che se trova in andate da polvere, a colpi di oltre 200 persone che a prima vista a me mi sembrano carabinieri. Che cazzo si vede da guardare? Camerati, a me! A noi! Poi giunge il grazzo dei dimostranti. C'è pure mio fratello, Antonio Tavani. Ci sarò nel Pesciarolo in mezzo alla piazza, incita tutti alla lotta, dice: compagni, uniti contro la caraglia fascista! E andiamo all'attacco. Beh, dato che ci avete tanta pazienza, ascoltatemi ancora una volta. E mi prego, io quel giorno ero andato lì solo per curiosità. Ero appena arrivato, non sa che se sentono degli spari dalla parte di Porta Fiorentina e gruppi di persone che gridano: i fascisti, i fascisti, i fascisti. Contemporaneamente, non sa, un'automobile passa ad alta velocità. Allora qualcuno è vicino a me, gridando che l'automobile sia fascista, spara un colpo in aria. Ed anche io sparo un colpo tra il fogliame degli alberi. Ma io l'automobile, per me che l'ho veduto. Ho veduto come una... Dato un sacco. Che io sono bassettino, come mi vedete, ve l'ho mai raccontato di Vittorio Emanuele, che è mio fratello e che siamo altri uguali. I soldatoni sono avanzi di galera, sono la nuova maniera al servizio dei padroni, delle gesta brigantesche, son peggior dei dell'Emma e Lillo il Cavallaro, quello che canta da morire. Sezione di Viterbo, alla cittadinanza viterbese, in seguito alle dicerie avvenute sull'omicidio Tavani, questo fascio smentisce che gli assassini abbiano mai appartenuto o appartengono al fascio. Non so se hai saputo il decreto d'amnistia del 24 dicembre. Io non so niente del tutto. Capirai, sto in un manicomio. Dovete smettere la colletta che state facendo. Ma io giro per rimediare i soldi per il processo, per l'avvocato. Neanche questo diritto volete lasciarci. Così facendo, voi state facendo propaganda contro il fascismo. Ma se voi accettate, vi daremo noi un sussidio o una pensione. Sono abituata a mangiare pane solo e a bere l'acqua di Valle Faul. Elisa Capotossi, Sara Grimasi, Gianni Meloni.